Il principe Andrew si è ritirato dai doveri pubblici nel novembre 2019. Il principe Andrew è stato avvistato al volante per la prima volta da quando un rapporto affermava che era stato informato che la sua guardia di polizia finanziata dai contribuenti sarebbe stata licenziata il mese prossimo. Il duca di York sembrava cupo mentre guidava un'auto indossando un maglione blu sopra un maglione grigio a collo alto. Il secondo figlio della defunta regina è stato avvistato mentre veniva scortato dagli agenti di sicurezza. Punto punto. Un rapporto ha affermato che il duca è furioso con i ministri dopo che gli è stato detto che i contribuenti non finanzieranno più la sua sicurezza 24 ore su 24, che si ritiene costi ai britannici circa 3 milioni di sterline all'anno. Il Sun di domenica ha anche affermato che Andrew si lamenterà di essere stato privato della sua sicurezza. Una fonte ha affermato: scriverà al Ministero degli Interni e alla Met Police per lamentarsi della perdita della sua sicurezza finanziata dai contribuenti. Il principe Andrew ha continuato a ricevere la sicurezza della polizia pagata dai contribuenti anche dopo che si è ritirato dai doveri pubblici a metà novembre 2019. A seguito del contraccolpo scatenato dalla sua intervista sull'incidente automobilistico con Emily Maitlis di Newsnight. Mentre nella sua dichiarazione il duca ha detto che avrebbe solo temporaneamente sospeso il suo lavoro reale, da allora non ha più assunto alcun impegno ufficiale. Piuttosto, nel gennaio 2020 ha restituito i suoi patrocini militari e reali a sua madre Elisabetta II. Ciò è accaduto il giorno dopo che il giudice di New York Lewis Kaplan ha respinto una richiesta avanzata dagli avvocati del principe Andrew di respingere una causa civile avviata contro il reale da Virginia Giuffre, che afferma di essere una delle vittime del condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein.